Parte B di middle finger, 32 counts, quindi 4 ottave, sempre con teggi pieni, sono però saltate, sono veramente in stile catalan. Ora vediamo. Allora, prima ottava, sul posto faremo questa sequenza, kick, 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 ovvero con la gamba destra faccio un kick, riprendo il peso alla destra e piego indietro alla sinistra. La sinistra fa la stessa cosa, kick avanti e piego indietro la destra. 4 punteggi, 1, 2, 3, 4. Ora andremo a fare gli stessi identici movimenti, cioè il kick con la destra, girandoci però sulla sinistra. Andremo a fare un giro completo su 4 movimenti, ovvero andremo a fare un twister kick con un giro completo, con un full turn sulla sinistra. Cosa significa? Che in questo momento ho fatto kick, 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 ho il peso sulla gamba sinistra, sono pronta per calciare in avanti la destra, ma il mio calcio lo dovrò fare girandomi sulla sinistra di mezzo a due seri. Quindi kick a due seri con la gamba destra e flick indietro con la sinistra. Mi giro di mezzo ancora a sinistra perché il giro è completo, torno a 2-12, kick in avanti con la sinistra e flick con la destra. Il movimento è identico, soltanto che viene eseguito con un giro completo. Quindi twister kick completo. Abbiamo fatto la prima ottava. Kick, 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 twister, kick. Contatto 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seconda ottava. Andremo a fare, in tipico stile catalan, un grapevine saltato verso destra lateralmente e poi ritorna a sinistra, un po' come l'electric slide, però anziché fare apro, incrocio, apro, catch, o stomp up, o scaff, e apro, incrocio, apro, catch, o stomp up, o scaff, andremo a fare kick laterale, andando lateralmente a destra, kick con la destra. Riprende peso la gamba destra con la sinistra. Kick con la destra. Attenzione, qui prende il peso la gamba destra. La sinistra è fondamentale, andrà a fare un kick. Sul conteggio numero 4 la sinistra fa un kick in avanti, non un flick. Spesso noi nel grapevine laterale, nel catalan, al conteggio 4, al quarto movimento pieghiamo la gamba sinistra indietro, non sempre ma spesso, cioè generalmente spesso si fa 1, 2, 3, 4, in questo caso no, non c'è questo piegamento indietro ma in avanti, c'è il kick sul 4, 1, 2, 3, 4, e ora sono già pronta per tornare a sinistra con l'altro grapevine, cioè appoggio il piede sinistro e faccio un kick indietro con destro, 5, 6, di nuovo kick col sinistro, sul step recupero il peso a sinistra, l'otto uno stomp up col destro, stomp up, quindi io chiudo con uno stomp up di destro sull'otto, la sequenza quindi è lateralmente a destra e lateralmente a sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, attenzione, non è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non è così perché vedete che in questo modo io non chiudo con la destra perché rimango sospesa con la gamba destra piegata all'indietro. Perché? Perché sul 4, in questo caso, anziché calciare in avanti, ho piegato indietro. Quindi ricordate che la sequenza corretta è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terza ottava, andremo a fare un rock back col destro, quindi dopo il stomp up, rock back, recupero il peso e andremo a fare dei touch laterali, quindi distendiamo la gamba destra con la punta del piede, del piede destro, tocchiamo lateralmente e cross, incrociamo avanti. Stessa cosa con la sinistra, point e cross in avanti. Quindi fin qua, dopo lo stomp up della seconda ottava, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e sul 6 ho il peso sulla sinistra, perché ho fatto un cross, e ora arrivo ad 8 facendo un jump, aprendo entrambi i piedi con un piccolo saltello,
do più chilo. E questa è la terza ottava, quindi ho questo qua, rock, recupero, punta, cross, salto, chilo. Ok, fin qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fin qua, e adesso vediamo anche l'ultima ottava. Allora, fin qua abbiamo fatto kick, flick, kick, flick, twist, kick e kick, hook, kick, 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 hook, kick, stomp up, rock, punta, cross, salto e chiudo. Da qui, ultima ottava, farò un altro saltello sul posto, aprendo i piedi, quindi i piedi si allontanano. Da qui, attenzione, questo è il punteggio 1. Sul 2 la gamba sinistra torna al centro perché salto nuovamente, ma mi devo girare di mezzo a destra, piegando indietro la gamba destra, ovvero chiudo in questo modo, girandomi a destra e piegando indietro la gamba destra. Eravamo così, 1, 2. Vedete che saltando e girandomi la gamba sinistra torna al centro, ma piego indietro la destra. Da qui sul 3, siamo a 3-6, la destra che è piegata indietro fa un kick avanti, sul 3. Sul 4 prende il peso la gamba destra e la sinistra fa un kick in avanti, 4. E sul 5, 6, 7, 8 faccio un jumping jack box, cross, kick di sinistro, appoggio sinistro e stampato di destro. Quindi, ultima ottava, apro, flick, kick, kick, jumping jacks, box, stomp. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo mostro partendo dalle ore 6 per essere più chiaro. Quindi abbiamo fatto la terza ottava. Salto, chiudo, salto, giro a destra, kick, 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 jacks, box e stomp. Ed è finita la parte B. Rivediamola. 7, 8, kick, flick, kick, flick sulla sinistra, twister, kick e kick, hook, kick, 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 hook, kick, stomp up, rock, punta, cross, altro, flick, altro, flick, kick, kick, jazz, box e stomp up. E la faccio anche ad ore 6, perché la B c'è ad ore 12 e ad ore 6. Quindi ricomincio. 7, 8, kick, flick sulla sinistra, twister, kick, e kick, hook, kick, 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 hook, kick, stomp up, rock, punta, cross, alto, chiudo destra, kick, kick, jazz, box e stomp up. Quindi si va proprio verso destra e verso sinistra. Ok, ora vediamo le parti B modificate e la parte corta.